Se c'è un pensiero che negli ultimi anni ha attraversato la community Pokémon in maniera continua, quel pensiero sono sicuramente i remake di quarta generazione. E permettetemi di dirlo, è giusto così. Quarta e quinta generazione assieme rappresentano quello che a mio avviso è il periodo d'oro di Pokémon in campo videoludico. Se non sul piano della popolarità, dove sicuramente la prima generazione ha un primato indiscusso, sul piano della qualità dei titoli presentati al pubblico. Parliamo di quello che è il massimo apice della grafica 2D, di cui Heart Gold è sicuramente campione indiscusso, ma anche della realizzazione più grande della trama e della lore di Pokémon, così come ad oggi la conosciamo, che forti di una prima, seppur molto fiacca, esperienza con Pokémon Rubino, Zaffiro e Smeraldo, con prima la quarta e poi la quinta generazione acquisisce un distacco enorme non solo rispetto alle lore e le trame dei giochi precedenti, ma anche dei successivi. Sono proprio questi ultimi ad averci colpito in negativo per quanto riguarda il poco approfondimento dietro ad incipit di lore pur sempre interessantissimi. Penso molto banalmente, per non andare a prendere roba più recente, alla guerra di Kalos, della quale a conti fatti non si è saputo nulla. E questa tendenza ci ha portato a percepire, a mio avviso, un distacco significativo rispetto a quelle che erano la quarta e la quinta generazione e quella che invece sono state la sesta, la settima e l'ottava. Non bastasse ciò per farvi capire quanto la quarta generazione in particolare sia importante per quanto riguarda la community, riflettete anche sul fatto che è stata la prima generazione ad approdare sulla console Nintendo DS, che ha rappresentato lo stacco definitivo dal modello Game Boy e che per molti, la quarta generazione intendo, ha rappresentato ciò che per altri è stata la prima. Se dunque ad oggi all'interno della community c'è un desiderio così pressante di rivivere quei momenti del mondo Pokémon, credo che le motivazioni ci siano e siano indubbiamente valide. La domanda adesso però è quale sia la probabilità effettiva che i remake arrivino nel 2021 e dunque nell'ottava generazione. Ora ci tengo a prendere una posizione che potrebbe stupirvi visto anche il titolo di questo video. Io personalmente credo o spero da un certo punto di vista che i remake escano nel 2021, che escano dopo Pokémon Spada e Pokémon Scudo e che siano dunque i prossimi giochi Pokémon. Ciò nonostante, questa mia visione, che sa più da un certo punto di vista di speranza, è data da mie mere speculazioni riguardanti la trama Pokémon, che chi mi segue da tanto tempo sicuramente conosce, e che puntano a connettere Eternatus ad Arceus e conseguentemente l'ottava generazione alla quarta. Non mi dilungherò particolarmente oggi sull'argomento perché non è la tematica in questione, però qualora vi siate persi tutto il procedimento di cui sto parlando, vi lascio nelle schede il link alla playlist per andare ad informarvi. Il discorso che però oggi voglio affrontare vuole, per così dire, andare oltre quelle che sono le mie convinzioni personali e cercare di analizzare la validità logica dietro le affermazioni di chi crede e sostiene, dunque, che l'annuncio dei remake di Sinnoh sia cosa imminente. I risultati della mia analisi di ciò che la community dice riguardo ai remake e dei motivi per i quali sostiene che essi usciranno, vi anticipo, ci daranno tutto fuorché delle certezze. Ma prima di triggerarci tutti quanti, ci tengo a darvi il benvenuto in questo nuovo anomalo, visto il background, episodio di Critical Hit. Per quella che è la mia esperienza all'interno della community Pokémon, posso dire che la grande ragione per la quale l'imminente annuncio dei remake sia percepito come tale si basa di fatto su un'erronea convinzione illogica. Si pensa cioè in maniera induttiva, seguendo un preciso schema mentale che non ha fondamento nella logica per l'appunto, ma nell'abitudine, che poiché in quarta generazione abbiamo avuto il remake di seconda e poiché in sesta generazione abbiamo avuto il remake di terzo, allora sia dovuto che in ottava generazione vi sarà quello di quarta. Con un rapporto di crescita tra le generazioni e i remake che va sostanzialmente di 2 a 1. Come ho già detto, questo tipo di ragionamento è errato alla radice, ma è anche stato una pietra miliare non solo per la civiltà umana, ma per tutti gli animali con un minimo di intelletto. Vi faccio un esempio estremamente banale per farvi capire cosa intendo. A tutti noi è capitato, direttamente o indirettamente, di scottarci tramite una fiamma. E dopo che ciò è avvenuto, non solo non ci siamo più avvicinati a quella fiamma, memori, consciamente o inconsciamente, del nostro dolore provato, ma abbiamo anche evitato di approcciarci a tutte le fiamme perché abbiamo compreso che tutte le fiamme hanno le stesse proprietà. Questo perché siamo capacitivi, apprendiamo cioè dall'esperienza e la generalizziamo per tutti i casi che la nostra mente reputa come analoghi. È in questo modo che nascono i concetti, che non sono nient'altro che enti ideali a cui noi associamo tutti gli elementi individuali che appartengono a quel concetto. Il concetto di foglia racchiude in sé tantissime foglie di più svariati alberi, ma quel concetto è in grado di interpretare una generalizzazione degli elementi effettivi.
cattivi. Se dunque il fuoco causa dolore, allora tutti i fuochi causeranno dolore. Non stiamo facendo nient'altro che generalizzare delle cause. Tutto questo discorso per dirvi che noi ragioniamo allo stesso identico modo con i remake. Se ci siamo abituati a vederne uno ogni due generazioni, allora la nostra mente tenderà a universalizzare questo schema anche in proiezione futura e dunque anche verso i prossimi remake. Ora il punto però è che questo ragionamento non ha alcuna validità logica per determinare la verità. Un filosofo come Hume, che era un empirista radicale, arriverà a sostenere che la stessa convinzione che il sole sorga ogni mattina sia di base un'acquisizione della conoscenza dettata unicamente dall'abitudine, e che sostenere che domani il sole potrebbe di fatto non sorgere sia una frase che ha la stessa identica validità logica della prima. Ora è chiaro che dietro il movimento del sole c'è però una legge meccanica, come è altrettanto evidente che ciò sia analogo per il fuoco. E infatti noi abbiamo detto che, per quanto non spieghi nulla, il procedimento induttivo di cui abbiamo parlato fino ad adesso in questi casi è utile. Nel momento in cui però questo procedimento si applica alla sfera sociale e aziendale, dove sono gli uomini a prendere le decisioni mossi dalle proprie convinzioni, dalla propria ragione, allora le cose si complicano, perché non parliamo di oggetti meccanici. Parliamo di creature raziocinanti con una volontà, anche volendo con un inconscio. Non ha dunque senso associare i due ragionamenti e dire che siccome il fuoco scotta sempre indipendentemente da quale fuoco sia, allora allo stesso modo, indipendentemente da quale sia il remake in questione, esso uscirà due generazioni dopo il precedente. Perché nel secondo caso si tratta di comprendere l'azienda che li produce e dunque le sue motivazioni. Lasciate che vi citi a tal proposito il famosissimo esempio del tacchino induttivista di Russell. Un tacchino, dopo aver ricevuto per svariate volte del cibo alle 9 di mattina dal proprio proprietario, apprende o crede di apprendere che ciò avverrà sempre con certezza assoluta, basandosi dunque sulla propria abitudine nel ricevere il cibo. Un giorno però il proprietario arriva, lo prende e lo macella, perché alla vigilia di Natale il tacchino deve essere servito in tavola. Ora, se il tacchino, anziché seguire la propria abitudine come se fosse verità assoluta, si fosse posto la questione del perché il proprietario lo rifornisce di cibo alle 9 di ogni mattinata, forse, se fosse stato dotato di intelletto, sarebbe giunto alla conclusione che era semplicemente all'ingrasso e che dunque lo schema a cui era abituato sarebbe potuto cambiare da un momento all'altro e bruscamente. Ecco, quando noi parliamo di remake, dobbiamo fare esattamente come avrebbe dovuto fare quel tacchino, cioè chiederci il perché avvenga questo schema e soprattutto se questo schema, ossia l'uscita cadenziale ogni due generazioni, sia passabile o meno di modifiche anche sostanziali. Del resto, di schemi molto simili già ne abbiamo avuti e già sono stati stravolti. Pensiamo al celebre terzo titolo, considerato una tradizione nel mondo Pokémon ancora oggi, ma che di fatto non vediamo da Pokémon Platinum nel 2008, ossia 12 anni fa. Dalla prima alla quarta generazione abbiamo avuto Pokémon Giallo, Pokémon Cristallo, Pokémon Smeraldo e Pokémon Platino, ma a partire dalla quinta di generazione abbiamo avuto prima i sequel della stessa, poi per la sesta generazione non è stato fatto nulla, per la settima abbiamo avuto due copie alternative dei titoli precedenti e per l'ottava stiamo aspettando dei DLC. Ciò è accaduto perché il terzo titolo ha sempre avuto una duplice funzione: pubblicare un titolo in un anno che altrimenti sarebbe risultato sabbatico e infruttuoso, e contemporaneamente permettere di lavorare sulla prossima generazione con ritmi e scadenze più distese. È chiaro però che se questa è la logica che ha spinto Game Freak e The Pokémon Company alla produzione di terzi titoli, ciò tuttavia non impedisce alle stesse aziende di produrre qualcosa di alternativo ai terzi titoli che svolga la stessa funzione. E infatti lo abbiamo visto con gli esempi citati poco fa. Ora, tornando ai nostri remake e dunque al focus del video, il fatto che essi vengano pubblicati con una certa regolarità ogni tot generazioni è un fatto che poggia in realtà su un altro schema ben più consolidato e con molto più fondamento. Non può essere infatti un caso che tutti i remake siano usciti in contemporanea alla generazione che portava il gioco Pokémon su una console non retrocompatibile con la precedente. Pokémon Rosso Fuoco e Verde Foglia, tanto per fare un esempio, che tra l'altro escono in terza generazione e quindi non rientrano nella logica di un remake ogni due generazioni, sono giochi per GBA che non è retrocompatibile con il Game Boy Color e con il Game Boy. E il discorso è analogo per quanto riguarda Pokémon Heart Gold e Soul Silver e per quanto riguarda Horas in sesta generazione. E la ragione per cui ciò si fa è presto detta. Si fa leva sul fattore nostalgia di un'intera generazione che ha esordito con un determinato gioco ad acquistare insieme al remake di quel gioco stesso la nuova console, che molto spesso, è inutile nasconderci dietro un dito, rappresenta un ostacolo importante per coloro che vogliono seguire la serie. Io stesso con il passaggio al 3DS ne fui vittima ai tempi. Ecco, se allora però fosse questa la spiegazione dello schema un remake ogni due generazioni, che poi in realtà è un remake ogni nuova console, capite bene che la situazione nella quale attualmente ci troviamo è ambigua.
perché la console Nintendo Switch un remake lo ha già avuto ed è Pokémon Let's Go, ci piaccia oppure no. Un gioco che peraltro fa parte almeno tecnicamente della settima generazione, che dunque si divide tra 3DS e Nintendo Switch, facendo una cosa che non si era mai vista prima. Ma al di là di ciò, il punto è che Nintendo Switch un remake lo ha già avuto, e credere che ce ne sarà un altro solamente perché in quarta ne abbiamo avuto uno, in sesta un altro, ci fa tornare come ragionamento al tacchino induttivista, ma soprattutto ci porta all'incertezza di quel tacchino, che è però un'incertezza che non è compresa, perché il tacchino è convinto che ciò succederà, esattamente come chi crede che uscirà il remake è convinto che uscirà per il proprio ragionamento erroneo. Peraltro occorre ricordare un'altra funzione che i remake hanno sempre avuto, ossia quella di rendere possibile all'interno di un'unica generazione il completamento del Pokédex, fatti esclusi i Pokémon misteriosi, con particolare riguardo ai Pokémon leggendari, facendo sì che anche chi è esordito nel mondo Pokémon, per fare un esempio attuale, con Pokémon Sole, possa completare il Pokédex e dunque avere un'esperienza di tutti i Pokémon disponibili canonicamente nei giochi, acquistando a sua volta Pokémon Ultra Sole e Ultra Luna, con tutti i dubbi sull'eticità di questa mossa che si possono avere. Nel caso della settima generazione, tralasciando il caso di Let's Go che è molto particolare, questo ruolo è stato assolto da Pokémon Ultra Sole, ma nelle generazioni in cui è stato presentato il remake, quest'ultimo contribuiva attivamente alla realizzazione di tale scopo. E gli esempi, ragazzi, si sprecano. Se in Pokémon Rubino, Zaffiro e Smeraldo era catturabile tutto il parco di Pokémon leggendari di terza generazione, nei remake di prima generazione, ossia Pokémon Rosso Fuoco e Pokémon Verde Foglia, i Pokémon catturabili erano Zapdos, Moltres, Articuno, Mewtwo, Entei, Raikou, Suicune e, pur tramite un evento, anche Lugia e Ho-Oh. Analogamente, Pokémon Heart Gold e Soul Silver completano Pokémon Diamante, Perla e Platino, e Pokémon Omega Ruby e Alpha Sapphire completano X e Y. Ora però, nei DLC di Pokémon Spada e Scudo, se prestiamo fede alle immagini mostrate all'interno del Pokémon Direct che li ha annunciati, dovrebbero essere disponibili Uxie, Mesprit, Azelf, Dialga, Palkia, Giratina, Cresselia, Heatran. Insomma, tutti quei Pokémon caratteristici di un'intera generazione che storicamente non sono apparsi in un gioco, se avrebbero potuto farlo nei remake della generazione a cui appartengono, avvenuto nella generazione del gioco stesso. E certo, potreste pensare che io in questo momento stia utilizzando uno degli schemi senza spiegazione che ho tanto criticato all'inizio del video, ma la verità è che lo abbiamo già spiegato nel momento in cui abbiamo detto che l'intento nel fare quella mossa specifica è fornire al giocatore che inizia con una determinata generazione la possibilità di ottenere tutti i Pokémon storici nella stessa generazione, senza far riferimento a giochi precedenti. E questo compito che certe generazioni hanno affidato ai remake, quest'oggi con Pokémon Spada e Pokémon Scudo sembra svolto dai loro DLC, in una situazione che non a caso ricorda molto le sfumature di Pokémon Ultra Sole e Pokémon Ultra Luna. Ora, facendo un resoconto di quella che è stata la mia analisi in questo caso, vi posso dire che tutti questi discorsi non ci hanno fornito alcuna certezza, e che semmai le certezze che avevamo le hanno smontate. Oggi credo di avervi dimostrato come, se si ragiona fino in fondo, le nostre certezze circa l'arrivo imminente dei remake di Diamante e Perla siano fragili e soprattutto basate su pregiudizi, esattamente come pregiudiziale era il tacchino induttivista di Russell. Poi certo, può capitare che il tacchino abbia ragione, del resto chissà per quanti giorni ha effettivamente ricevuto il cibo, chissà per quanti giorni il suo ragionamento ha avuto un riscontro veritiero nei fatti. Il tacchino potrebbe avere ragione, ma è un condizionale, e nel nostro caso specifico la condizionale è la volontà di The Pokémon Company, che a dispetto di alcune cose che ho detto in questo video è in larga parte insondabile. Insomma, potrebbe succedere di tutto, e come già detto, questo video, più che darci delle risposte, ci fornisce ulteriori domande, ulteriori dubbi. I remake potrebbero saltare? Dobbiamo aspettare ancora? Forse non usciranno mai? Sono domande alle quali, parlando filosoficamente, dare una risposta è praticamente impossibile. Resta certa solo una cosa: le nostre speranze. Speranza di rivivere nuovamente in salsa nuova il gioco dei propri sogni o la propria infanzia, oppure speranza di veder confermate le proprie teorie. Ahimè ragazzi, credo che non ci resti che attendere insieme alle nostre incertezze e ai nostri desideri. Ma per ingannare l'attesa, visto anche il periodo di quarantena che il nostro continente sta vivendo, credo che parlarne sia la soluzione migliore. Bene ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto. Se è così, vi invito ovviamente a lasciare un mi piace, un commento e un'iscrizione al canale se non siete ancora iscritti. Spero che la qualità del video sia discreta nonostante il background di fortuna. Vi lascio come al solito il video nelle schede per capire la mia situazione attuale. Per il resto, mi raccomando, la campanella per ricevere ogni giorno i feed, e passate
distante dai social per godere invece di contenuti extra e per rimanere sempre aggiornati sulle attività al di fuori del canale. Detto ciò ragazzi, noi ci becchiamo in un prossimo video!